È vero che le lavatrici in Brasile funzionano solo con acqua fredda. Ed è vero che molti uomini o ragazzi amano andare in giro per le strade a petto nudo. Ed è vero che i brasiliani non sanno sbucciare un'arancia. Bene, questi ed altri piccoli misteri li vedremo in questa nuova puntata di Brasilità. Lancia la sigla! Beh, allora, scherzo a parte, io come alcuni sapranno sono circa 8 anni che vivo qua in Brasile, molte cose ormai mi sono abituato, oserei dire quasi rassegnato, diciamo che non ci faccio quasi più caso, però ci sono alcune piccole cose che ancora adesso, dopo tutto questo tempo, non riesco ancora a capire. Sono tutte stupidate, non c'è niente di serio, niente di preoccupante. Prendetela come una specie di gioco, quindi non arrabbiatevi se dirò alcune cose simpatiche. Ma andiamo appunto a vedere questi misteri del Brasile. Iniziamo col primo. Perché i brasiliani fanno così tanta comida, tanto cibo, tante cose? Se glielo chiedi a loro ti rispondono per non passare vergogna, che vuol dire per non avere vergogna quando viene qualcuno. Perché? Che succede? Qui in Brasile diciamo che non hanno un orario fisso per poter mangiare, mangiano quando vogliono, quindi possono mangiare alle 12, alle 11, alle 2, alle 3, anche addirittura ho visto alle 4 pomeriggio. Ma basta andare anche in qualunque shopping, a qualunque orario, vedrete persone che mangiano di tutto, ma non un hamburger, un panino, proprio cibo vero alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 del pomeriggio. Questo per me è qualcosa di molto strano. Strano perché? Per tanti motivi. Prima di tutto perché io sono abituato a mangiare a orari fissi. Anzi, una cosa che mia madre mi ha sempre insegnato fin da piccolo è di non mangiare fuori dall'orario, proprio per non rovinare il pranzo e la cena. Qui invece diciamo che non si fanno tutti questi problemi. Quando hanno fame mangiano, senza preoccuparsi più di troppo. Poi per me è strano perché in ogni caso se dovessi andare a trovare qualcuno lì pomeriggio alle 2, alle 3 o alle 4, di sicuro non vado a chiedere di farmi un piatto di pasta o un piatto di riso e fagioli. A quell'ora vorrei un caffè, un tè, non lo so io, qualcosa del genere, ma di sicuro non della vera comida, capite? Invece loro, come ho detto, non si fanno problemi, quindi per loro qualunque orario va bene per poter mangiare. Poi che succede? Io ho avuto modo di vedere tante persone, tante case, tante situazioni e vi assicuro, loro fanno delle padelle enormi, delle pentole enormi con riso, fagioli e tutto quello che volete. Dopo che succede? Molte cose le congelano per poterle usufruire, mangiare il giorno dopo o più avanti. A volte non le congelano, quindi ho già visto buttare via ma proprio padelle, pentole di comida che ovviamente essendo lì da tempo si è rovinata. Anche questo per me è una cosa assurda. Per quale motivo? Perché io come italiano sono abituato a fare la quantità giusta per le giuste persone, quindi se siamo in due io faccio il riso o la pasta per 2 persone, non per 3, per 4, per 10 come fanno loro. Se devo fare qualunque cosa è fatta nella misura giusta. Io faccio così perché sono abituato a fare così. Loro no, loro ne fanno in grande quantità giustamente perché, come ho detto, perché se dovesse venire qualcuno hanno già pronta la comida e quindi non stanno lì a vergognarsi e dire oh guarda non c'è niente di pronto, mi dispiace. Quindi questo per loro è uno smacco terribile. E poi lo fanno anche perché sinceramente non hanno tanta voglia di diventare matti cucinando, ricucinando, facendo ogni volta qualcosa. Ma è proprio una questione di mentalità, di idee diverse. Faccio un esempio.
Quando io dicevo a mia moglie o a qualcuno che ho voglia di mangiare un panino col prosciutto, allora andavo dal salumiere e compravo 50 o 100 grammi di prosciutto. Perché? Perché mi serviva il prosciutto per quel determinato panino. Questo per loro è incomprensibile. Provate ad andare in qualunque supermercato, qualunque salumiera, qualunque negozio e dire: mi dia 50 grammi di prosciutto. Ti guardano come se fossi un alieno, una cosa assurda, stranissima. Non entra nella loro testa. Se io vado dal panettiere e dico: dammi due panini, perché sono io e mia moglie che siamo qui in casa, quindi non occorre che compro un chilo di pane, anche lì ti guardano: ma come due panini? Due panini, siamo due, uno me e una mia moglie. Non entra nella loro testa. Sono, vado a comprare, faccio sempre esempi stupidi, vado a comprare due cosce di pollo, perché siamo in due. Vado dal macellaio e dico: mi dia due cosce di pollo. Due chili? No, non due chili, due cosce di pollo. Perché per loro 50 grammi non entra nella loro testa, è una cosa che non riescono a capire. Basta vedere le confezioni che loro vendono di riso, di pasta, di tutto. Sono, il riso lo vendono in sacchetti da 5 kg, cosa che per me è esagerato, nel modo assurdo. Le bibite loro vendono le bottiglie da 2, ma addirittura da 3 litri. Cosa te ne fai? Cioè, non riesco a capire. Altra cosa strana, altro mistero, il modo di pulire la casa. Specialmente per il bagno e per la cucina, loro usano la canna dell'acqua. Quindi prima bagnano il pavimento, le piastrelle, tutto quello che volete, dopo buttano un po' di detersivo per i panni e poi con la scopa cominciano a pulire. Finito di lavare, diciamo così, passano la canna dell'acqua sul pavimento, sotto i mobili, sotto dappertutto, e dopo con il tiracqua la tirano via fino a, che so io, il bagno, la lavanderia, dove hanno lo scarico. È assurdo questo modo di pensare, di pulire. Non si usa più. Anche qua, se glielo chiedi, loro ti dicono: ma perché si faceva così una volta? Cosa succede? Che praticamente tempo fa, quando molte persone vivevano ancora in campagna, quindi che non c'erano ancora tutti questi prodotti industriali per poter pulire qualunque cosa, era secondo loro il metodo più pratico, e possiamo dire che in quella situazione poteva anche andare bene. Nella cucina passavi la canna dell'acqua e tiravi via tutto la porcheria, scusate, non saprei come dire, che si accumulava col tempo. Ma ammettiamo che questo sia vero. Questo succedeva nel passato per chi abitava in quelle case semplici, povere, in campagna. Ma adesso, caro il mio brasiliano, tu non vivi più in campagna, tu vivi in città, sei in una casa moderna, bella, hai internet, hai la macchina, hai la TV via cavo, perché continui a comportarti come secoli fa? Non ha senso. È bello che, sempre secondo loro, il metodo che noi usiamo in Italia, quindi col mocio o quello che volete, non va bene. Più di una volta, molte volte mi sono sentito dire: ah, ma voi italiani non siete capaci a pulire, voi italiani siete sporchi. Non avete idea di quante volte me lo sono sentito dire. Perché? Perché secondo loro il metodo migliore per poter pulire una casa è andare con la canna dell'acqua e pulire in questo modo. Ora immaginatevi i mobili della cucina come sono messi. Passare sempre con la canna dell'acqua sotto i mobili, sotto il frigorifero, sotto il fornello,
Cioè, ragazzi, non sto scherzando, il mio fornello sotto è tutto quanto arrugginito. Perché? Perché qui si usa così e non c'è modo di dire guarda che non va bene, perché tanto la parte del torto ce l'abbiamo sempre noi italiani, secondo lui. E rimaniamo in tema più o meno di pulizia. Altra cosa stranissima, questo è proprio un vero mistero, le lavatrici. Perché le lavatrici brasiliane non usano l'acqua calda? Allora, questo qui è assurdo. Qui usano la doccia a elettricità, quindi l'acqua calda viene generata da elettricità. Addirittura qui trovate dei rubinetti da mettere in cucina dove volete, elettrici, per poter avere l'acqua calda. Però nelle lavatrici no. Le lavatrici funzionano solamente ad acqua fredda. Per quale motivo? Ditemelo. Loro ti dicono, ah, perché in questo modo qua noi risparmiamo sulla bolletta della luce e preferiamo spendere questi soldi risparmiati in altre cose. Ma che cazzo dite? Ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? Gente, se voi vedete le lavatrici qua in Brasile, vi sembrano delle cose fantastiche, meravigliose, sono enormi, tutte quante intorno a 10, 12, 15 kg. Però prima di tutto lavano malissimo. Secondo, molte volte a causa del sistema che hanno per lavare queste benedette lavatrici, molte volte rovinano i vestiti, è molto facile trovare dei buchi, ma succede, ma veramente non è una cosa che mi sto inventando, non sono l'unico a pensare a questo, a pensare in questo modo. Ma poi, cioè, ripeto, non ha senso. Cosa costa mettere un termostato per poter regolare la temperatura? È ovvio che con la temperatura giusta in base a determinato indumento, tessuto, la qualità della pulizia è migliore. Ma no, non c'è modo. Trovate delle lavatrici simili alle nostre, con l'oblò davanti, ad acqua calda, eccetera, eccetera. Ma costano un patrimonio. Quindi, questo per me è un'assurdità. Cosa costa ad un'azienda brasiliana mettere un termostato? Perché non le fate anche con l'acqua calda? Questo è un vero e proprio mistero. Rimaniamo ancora su questo argomento più o meno. Come ormai molti sanno, qua in Brasile la carta igienica non si butta nel water, ma in un bidoncino lì accanto. Anche qui, se vai a chiedere a loro, ti inventano mille scuse. C'è chi dice perché ai tempi il bagno non era in casa, ma era in comune, non c'era lo scarico, eccetera, eccetera. C'è chi dice perché sempre ai tempi dei tempi e in campagna si usava in questo modo, anche lì non c'era lo scarico, non c'era la fognatura. C'è chi dice che, addirittura mi hanno detto che il tubo di scarico che loro usano è più piccolo di quello che usiamo noi in Italia, allora c'è il rischio che buttando la carta igienica nel water si possa intasare lo scarico e quindi viene fuori un grande problema. Ma che cazzo dite? Ma gente, io cerco di prenderla sul ridere, perché come ho detto sono tutte stupidate, ma sono delle cavolate che dite che è impressionante. Allora, prima di tutto la carta igienica, ormai qualunque tipo di carta igienica, anche la più economica, è biodegradabile, quindi vuol dire che con l'acqua non succede niente, non è come un giornale che rimane lì. Quindi la potete buttare tranquillamente nel water che non si intasa niente di niente. E poi, ok, torniamo sempre al solito punto. Ammettiamo che tutti questi motivi siano veri. Ammettiamo che in passato si faceva così perché, ed è vero, non c'erano le fognature, non c'era lo scarico come c'è adesso. Ma gente, ma questo era nel passato. Siete nel 2017 e ancora vi comportate come un secolo fa, ma non ha senso. C'è un mio amico brasiliano che vive però in Toscana, molto simpatico, anzi, ciao Fabio, e lui mi ha spiegato un po' questa cosa qua. E secondo lui il problema qual è? Che i brasiliani fanno
continuano a fare una cosa perché è sempre stata fatta in quel modo. Quindi se in passato si usava a non buttare la carta igienica nel water, oggi, pur essendo una cosa moderna, quindi che non si dovrebbe usare più, però continuano a farlo perché in passato si faceva così, perché sua mamma faceva così, perché sua nonna faceva in questo modo. È come se i brasiliani non sapessero evolversi, non sanno andare avanti, hanno fatto una cosa 100 anni fa, continuano a farla perché secondo loro è il metodo migliore, ma non vanno nemmeno a pensare ma forse dobbiamo cambiare qualcosa, forse è meglio proviamo a fare diversamente, vedere cosa succede. No, loro continuano a fare le cose che facevano anticamente. Vabbè, e visto che parliamo di carta igienica, parliamo sempre di carta. Per quale motivo qua in Brasile non usate i fazzoletti di carta? Punto di domanda. Allora, qui è una cosa strana. Quando loro hanno il raffreddore, fanno una cosa che a me personalmente dà molto fastidio, cioè tirano sempre su col naso. È una cosa terribile. Addirittura vedo molte persone, giovani, anziani, uomini e donne, che si soffiano per strada il naso con le dita. Cioè, ma gente, ma dove siamo? Ma dove sono? Cioè, che paese è questo che le persone fanno ancora in questo modo? Ma compratevi un fazzolettino di carta. È vero che qui in Brasile costano tantissimo. Se in Italia ti costano, adesso non mi ricordo, 30, 50 centesimi, però ti costano 2-3 euro, 2-3 reais. Ma non è un motivo per fare una cosa, a mio parere, così, scusate il termine, schifoso. C'è chi invece del fazzolettino di carta usa la carta igienica. Per quale motivo? Perché è certamente più economica. Va bene, sei a casa tua, sei in macchina, usa la carta igienica piuttosto che tirare su col naso o usare le dita. Però non costa niente ogni tanto comprare un pacchetto di fazzolettini di carta e portarselo dietro, che fa certamente più bella figura che col tuo modo di fare. Poi non è un vero mistero, più che altro una curiosità, ma qui in Brasile amano piastrellare tutto. Addirittura il marciapiede fuori casa, proprio lo piastrellano. Quindi se il nostro, diciamo il mio sogno è di avere una casa piccolina con un bel giardinetto, per loro avere tutto un locale completamente piastrellato. Glielo chiedi perché, ti dicono perché è più facile da pulire. Sì, ma cazzo gente, è vero, è più facile da pulire, ma volete mettere la bellezza di avere un prato, un giardino, qualcosa, che avere una distesa di piastrelle. Altro mistero. Perché molti uomini, specialmente, ma ragazzi, ma anche uomini adulti, vanno in giro sempre a petto nudo? Perché? Perché fa caldo, ok, sono d'accordo, sono il primo a dirlo, a lamentarmi che qui in Brasile fa caldo, ma non è motivo per andare in giro a petto nudo. Finché sono a casa mia, dentro casa, che non c'è nessuno che mi vede, posso anche stare in mutande. Ma se vado fuori, un minimo di dignità ce la devo avere. Invece no, qui praticamente li vedete anche addirittura in centro, ragazzi giovani, ma come ho detto, anche persone adulte, tranquillamente che vanno in giro con bermuda senza camicetta, senza niente sopra. Mi sta bene che fa caldo, ma non è motivo per farlo. Abbiate un minimo di dignità, non siete in spiaggia, anzi, a volte me lo chiedo, ma se qui in centro andate in giro di bermuda, intradito e a petto nudo, quando andate in spiaggia cosa fate? È un mistero, non lo capisco. Altro curiosità, mistero, chiamatelo come volete. Lo so che non ci crederete, ma qui in Brasile non sanno sbucciare un'arancia. Io se devo mangiare un'arancia, cosa faccio? La prendo con le mani, la sbuccio, tiro via gli spicchi e la mangio.
questo è il metodo che mi hanno insegnato, che ho sempre visto fare. No, qui no. Qui non sanno sbucciarla con la mano. Addirittura, se non ci credete, andate su internet, cercate e troverete dei video che insegnano, video fatti da brasiliani, che insegnano come sbucciare la mancia, perché non sono capaci. Quindi loro cosa fanno? Tirano via la buccia col coltello. Dopo la tagliano a metà, addirittura mettono sopra un poco di sale e dopo la mangiano, o per meglio dire la succhiano. Non riescono proprio a mangiare. C'è da dire che qui le arance sono buone, un pochino, ma vanno molto bene per fare un succo d'arancia al mattino. Da mangiare non sono proprio una grande cosa, non hanno niente a che vedere per esempio con i nostri tarocchi siciliani, quindi a loro discolpa possiamo dire questo. Però è un metodo molto strano. E altra curiosità, visto che siamo in tema, l'avocado. L'avocado noi di solito lo mangiamo salato. Salato vuol dire che di solito lo mettiamo in una bella insalata o come una verdura di contorno, qualcosa del genere. Qui invece la maggior parte lo mangiano dolce, quindi lo fanno, lo aprono a metà, tirano via il nocciolo, riempiono dove c'era il nocciolo, quindi il buco, di zucchero e poi lo mangiano con cucchiaini. Anche qui, perché l'amor di Dio, gusti sono gusti, non voglio dire nulla. Però è un po' strano. E per finire, ovviamente qui, perché di cose da dire ce ne sarebbero a decine, gli operatori ecologici sono qualcosa di incredibile. Non sto prendendo in giro nessuno. Qui a Sorocaba, dove abito io, il camion passa due volte alla settimana. Il camion passa, ma però davanti al camion, prima del camion, arriva correndo uno spazzino, un operatore ecologico, chiamatelo come volete, che qual è il suo compito? Di prendere i vari cassonetti o anche i sacchi dell'immondizia, metterli vicino alla strada in modo che per il camion sia più facile prenderli, perché altra cosa strana, qui i cassonetti li mettono dove cavolo vogliono. Un giorno vi farò vedere, farò un video in giro per Sorocaba e vi farò vedere molte cose interessanti. Quindi c'è questa persona qua che correndo passa sempre davanti, molto prima del camion, come ho detto, per mettere i cassonetti vicino alla strada. Poi passa il camion e altre due o tre persone caricano, svuotano i cassonetti e continuano così. Ed il bello qual è oltre a questo? Che lo fanno sempre cantando, gridando, giocando. È impressionante. Te ne accorgi quando passa il camion dell'immondizia, non tanto per il rumore del camion, ma per il casino che fanno loro. Da una parte è bellissimo vederli, però è molto strano. Bene, per il momento è tutto. Ho voluto fare un video un po' diverso, un pochino più divertente, anche se so che qualcuno si offenderà per quello che ho detto. Però in ogni caso, come sempre dico, è la verità, non mi sto inventando niente. Io come sempre spero che questo video, come gli altri, possano servire a qualcuno, possano interessare a qualcuno che ha intenzione di venire a vivere in Brasile, che vuole conoscere un poco di più di questo paese, che vuole andare, che vuole sapere cose che di solito molte persone non dicono, che non trattano. Quindi lo scopo, ripeto, del blog e di questo canale è proprio questo. Scusate ancora per la qualità di questi cavolo di video che sto facendo. Purtroppo sto usando il mio cellulare, che è quello che è, poverino, più di tanto non può fare. Spero un domani di potermi comprare una camera digitale un po' buona. Anzi, a questo proposito, sappiate che il mese prossimo è il mio compleanno, quindi se non sapete cosa farmi, è un'ottima idea. Una bella camera digitale per poter farvi dei video di buona qualità, ok? E ricordatevi sempre che c'è un benedetto, anzi, per la verità sono due libri che ho su Amazon. Uno di Brasil Italia, del mio blog e della mia vita, un altro di ricette italiane in portoghese. Quindi andate su Amazon,
cercate il mio nome, Franco Tracciano, e troverete tutto quello che ho pubblicato per loro, ok? Quindi a questo punto vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché anche se non faccio video tutti i giorni, cerco di farne il più possibile, e quindi alla prossima, ok? Ciao!